Se il clima era acceso, ora è diventato addirittura rovente. Mentre in aula Giulio Cesare è ufficialmente iniziato il rush finale che deve portare alla votazione della riforma di Roma Capitale, congiurando il passaggio dal prefetto, in Campidoglio restano le divisioni e le prossime sedute rischiano di diventare a dir poco decisive. Io sono rientrato in aula Giulio Cesare a novembre. Mi sembra che siano passati 4 anni e mezzo nei quali si è arrivati solamente ora a definire uno delle decisioni più importanti per la città, compreso ovviamente l'accorpamento dei municipi. Ci potevano pensare prima invece di stare maggioranza e opposizione a litigare su Acea. E c'è anche chi, come il consigliere Atos De Luca, in considerazione dell'imminenza delle elezioni amministrative e della prossima riforma dell'area metropolitana, invita il ministro degli interni a rinviare il riordino dei municipi alla costituzione dei comuni metropolitani. È ovvio che una riforma come questa andava presentata mesi e mesi fa, in modo da poterla sviscerare, poterla verificare, controllare, prima di renderla operativa. Secondo me si farà un gran casino e basta. E in aula Giulio Cesare non mancano nemmeno le proteste dei municipi. Era una legge che aspettavamo da tantissimi anni e grazie a un governo di centrodestra, io appunto faccio parte di questa coalizione, abbiamo ritenuto e anzi riteniamo che sia stato raggiunto un obiettivo assolutamente storico. Per quanto riguarda invece la ridefinizione di quelli che sono i confini dei municipi, che è un problema che noi riteniamo assolutamente centrale nella riorganizzazione del territorio della città di Roma, riteniamo e ritengo personalmente che alcune criticità siano state, diciamo, tenute troppo in sospeso.